Il calcio per me è tutta la mia vita. Capirci in campo uno più grande è un po' più difficile. Penso in gruppo e penso stare insieme e provare a fare vincere questa squadra. Sedicesima edizione di Matti per il Calcio, la rassegna nazionale di calcio per utenti, operatori dei servizi di salute mentale. Un grande risultato essere qua questi giorni a Riccione dopo 16 anni, una manifestazione che rappresenta un po' la sintesi dei valori della WISP, a partire dall'inclusione e dalla promozione della salute. Tutti in campo a correre dietro ad un pallone per la passione della propria vita, ancora una volta a dimostrare quanto lo sport sociale, lo sport per tutti possa superare pregiudizi, barriere e possa far star meglio le persone, ingredienti se vogliamo semplici che ogni giorno portiamo avanti grazie all'impegno dei nostri comitati territoriali, di tantissime associazioni affiliate, in questo caso della rete imprescindibile degli operatori, dei medici, degli infermieri, di tutti gli operatori, dei volontari che girano attorno alle aziende sanitarie locali, alle comunità terapeutiche. E ancora una volta, ecco, si corre dietro un pallone per dire che siamo un po' tutti matti per il calcio. Fantastica realtà che mi ha dato tanto, spero di dare tanto anch'io, sia in campo che fuori, e mi piace perché cogliamo ciò che ci unisce e non ciò che ci divide, e siamo una grande squadra e oggi sul campo sia dentro che fuori l'abbiamo dimostrato, ecco. Non riesco più a trovare gli aggettivi per descrivere le sensazioni che questi ragazzi ci lasciano in campo, ci lasciano durante tutta la giornata che condividiamo con loro. È una esperienza da provare che ti riconcilia con il mondo di calcio. Siamo qui nello stadio di Riccione, io come presidente pro tempore della WISP regionale sono davvero orgoglioso di ospitare ancora in Romagna la 16ª edizione di Matti per il Calcio. È una rassegna per noi importantissima che racconta più di 1000 convegni o iniziative come lo sport può essere uno strumento di inclusione e davvero lo sport per tutti, che poi è il nostro sottotitolo. Abbiamo rappresentative da tante parti d'Italia, questa cosa ci fa molto piacere, sappiamo che la Romagna e Riccione e Rimini sono territori che si prestano molto all'accoglienza strutturalmente come sistema anche di imprese, che qui può fare davvero la differenza, e pensiamo appunto che tutti i ragazzi e le loro famiglie che sono qui in questi giorni si divertiranno molto e porteranno un valore davvero non scontato anche a questo territorio. Riccione è famosa per lo sport come un volano turistico, ma in questo caso è anche quello che noi amiamo maggiormente, un volano sociale, perché questo evento è veramente un evento meraviglioso, un evento di inclusione, è un evento che ci fa veramente piacere poter ospitare, ne siamo veramente orgogliosi. Quindi ringrazio anche tutta l'organizzazione, tutte le persone presenti e tutti i partecipanti. Grazie davvero per aver scelto Riccione. Credo che sia la chiusura dell'anno sportivo rispetto a tante altre manifestazioni nazionali che Rimini e Riccione hanno ospitato, dal nuoto alla pallavolo,
calcio e quant'altro. Credo che però il ringraziamento vada fatto all'amministrazione innanzitutto, ma anche a queste squadre che partecipano a questa attività che noi come WISP battiamo molto, insomma, negli ultimi anni.